Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda fase della microdermopigmentazione, la storia del mio tatuaggio per le sopracciglia. È passato un mese e mezzo dalla prima fase in cui è stato creato un primo effetto sfumatura, come se avessi una matita che è andata a coprirmi i buchetti che avevo tra le sopracciglia. Devo dire che ho passato un'estate meravigliosa perché non ho mai dovuto ripassare la matita sulle mie sopracciglia. Questa seconda fase però sarà ancora più utile perché mi aiuterà a definirle ancora di più utilizzando un effetto pelo. Sono veramente curiosa di vedere come sarà il secondo effetto quasi finale. Venite con me e ve lo mostro. Buona visione! Ma è come l'altra volta? Sentirò poco e niente? Sì, ti stai preoccupando. Sì, no, assolutamente. Hai messo la cremina, no? Certo. Perfetto, allora sentirai giusto tipo la sensazione di una pinzetta che ti tira i peletti, come l'altra volta. Mm-hmm. Anche se la tecnica oggi sarà differente perché è effetto pelo e quindi utilizzeremo anche un altro ago differente, un pochino più fino. Mm-hmm. Però la sensazione è quella dell'altra volta. Ok. Te lo prometto. La prima volta sono uscita un po' scura e ho visto che poi dopo una settimana si è creata una sorta di crosticina che si è levata e ne ha scaricato. Sì, 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 anche stavolta sarà la stessa cosa. Dopo una settimana, 10 giorni, tempo che è finito la cicatrizzazione, avrai la dermo scaricata almeno del 50%. Mm-hmm. Ok. Pace cornetto. Eccoci, dopo circa un'ora e mezza di trattamento, questo è il risultato finale. Naturalmente sono un po' più spesse e un po' più scure rispetto a quello che potrete vedere tra circa una settimana e mezzo dopo la cicatrizzazione. Quindi questo è il risultato finale di oggi, ma continuate a seguirmi per vedere il risultato super super finale tra circa un mesetto. A presto!